Allora, siamo arrivati dove hanno filmato Rivendell, solo che abbiamo visto questo angolo dove sembra che sia stata filmata. Hello, lui. Sembra sia stata filmata la scena del primo film, se avete presenti, dove Arwen arriva con i cavalli e quindi manda via i Nazgul grazie all'acqua. Quindi sembra un po' questo fiume, almeno sembra un po' la location, non so se sia esattamente questa, però lo sembra un pochino. Come vi ho già detto, qua in Nuova Zelanda, per le indicazioni stradali hanno aggiunto le robe del Signore delle Anelli. Per chi non conoscesse Rivendell, è una cosa del Signore delle Anelli. E infatti tanti posti che abbiamo cercato qua attorno a Wellington, bastava cercare il posto effettivamente e si trovava sulla mappa, addirittura su Google Maps, quindi mi fa molto ridere questa cosa, però allo stesso tempo è bellissima da vedere. Ecco, questo è dove ero là sotto. A quanto pare l'acqua si alza tanto su questo fiume, quindi bisogna stare attenti. Ecco qua di nuovo l'indicazione per Rivendell. E qua abbiamo questa. Do you see what it's written on? Ecco, abbiamo trovato un'altra roba. Qua una cosa dedicata a Peter Jackson, I guess. Sì, c'è scritto che la visione di Rivendell di Peter Jackson esposta nel suo film La Compagnia dell'Anello. Molte delle scene di Rivendell sono state filmate qui, su questo set. Quando il film è stato completato, tutti i set sono stati rimossi, quindi solo la foresta rimane. E ok, quindi praticamente, come ben vedete, non vedremo tutta questa cosa. Però hanno lasciato dei pezzettini. Quindi qua c'è scritto un po' del primo del Signore degli Anelli, quindi questo sarebbe Rivendell. Ecco, qui c'è una mappa di come è stato impostato il set per Rivendell. Giustamente hanno filmato la maggior parte delle scene qui. Oh my god, that's so cute. Where are we now? You are here. Ah, so that one was Elrond House? I guess so. They could have left that. So cute. Yeah, it was like here. Ecco, noi siamo qua. Qui a quanto pare ci sarebbe stata la casa di Elrond. Quindi stiamo parlando di questo set. We're going to walk here, so yeah. Like there's going we to should, be... We should find like the arch at some point. Oh my god, that's so cute. It's probably here, no? Allora, questo invece è l'arco che vediamo nel film quando loro lasciano Rivendell. Quindi per dirvi, tutto ciò qua è stato tipo il set della stanza. Sì, cioè della stanza del terrazzo di Elrond. Quindi qua vediamo quando loro partono per Mordor. E questo è rimasto qua. E quindi adesso voglio sapere se è una cosa che è rimasta del set o se è una cosa che hanno costruito dopo. E... ah, ok. A quanto pare è una cosa che hanno costruito dopo, proprio per far restare, diciamo, una parte del Signore Nelly. Come vedete, ecco, questa è la scena. Si vede sia quando la gente arriva a Rivendell, si vede questo arco, sia quando lasciano. Quindi questa è la scena del film, per chi non avesse visto il film, insomma. Because he was seeing the river. Maybe. When he was going out from the ground. Like here there was the terrace, and over there there was like a gazebo that they built. And well, over there there was all summer stuff. We're gonna go on an adventure. That's the most long thing. First of all, Frodo asks, it's right or left Mordor? You can't really go left, so... Disappointment be like, this is plastic, guys. Come on, my love, don't be mean. On the way to Mordor, be like. Mordor is kind of far. It's okay.
Dwendalina having to walk 2 kilometers. That's too far! Dwendalina hunting for kiwis, yes, on her cell phone in Pokemon Go. They're birds. Wow. Abbiamo compagnia, quindi queste 3 papperelle molto carine che si avvicinano anche fin troppo. Guardate, lui è qua e le papperelle sono là, si fidano tanto degli umani, per fortuna. Guardatele quanto sono belline, aiuto! Qua c'è un ponte sopra, che è un po' dondolante, infatti io credo si chiami addirittura ponte dondolante, se non mi sbaglio. Io ho paura delle altezze, però non è così alto, diciamo, quindi magari dopo andiamo a farci un giro là. Guardate quanto grandi sono questi alberi. Cioè io praticamente sono grande quanto questa roba qua. Allora be careful a little bit. Lui che salta come... I'm filming, my love. Are you doing idol dance? This is more like an idol dance. That's a trick dance. Volevo farvi vedere questo albero che c'ha i fiori rossi, che qua in Nuova Zelanda, credo ci sia solo qua in Nuova Zelanda se non mi sbaglio, e loro lo considerano come l'albero di Natale perché fa dei fiori rossi e alle volte fanno anche fiori bianchi e rosa, mi sa. E questi sono in città ovunque, se riesco a trovarli li volevo filmare perché sono veramente degli alberi bellissimi. In tutto ciò noi siamo a questa altezza qua, prima eravamo là, abbiamo camminato un po' perché c'è un passaggio da fare per circa un'ora e mezzo. Sono un sacco di alberi, guardate qua che bello, c'è una panchina in mezzo, così, a caso, in mezzo a nulla c'è una panchina. Abbiamo trovato il Hall of the Hobbit. Stiamo camminando da tipo una quarantina di minuti e abbiamo ancora un bel po' da camminare. Quindi è bellissimo. The drone being tired with my bullshit. Lui ha voluto ritornare nel santuario che eravamo ieri e adesso mi sta facendo salire ancora più robe. My love. E yes. Non abbiamo visto il kiwi lo stesso. This is what happens when you don't recycle. Birds get pissed. What you doing? Boop, boop, boop. Allora, oggi è l'ultimo giorno a Wellington. Stasera dobbiamo prendere un aereo per Auckland, sì. Solo che abbiamo l'aereo molto tardi. In questo momento dobbiamo fare il check-out alle 10. Adesso sono le 9.40, sì le 9.40, dobbiamo fare check-out alle 10 e siccome abbiamo l'aereo molto tardi stasera andremo forse a un museo perché sta piovendo tantissimo. Sono molto felice che non abbia piovuto questi giorni, ma in questo momento sta piovendo un botto. Quindi andremo a chiuderci in un museo, volevamo andare al giardino botanico ma non so se riusciremo ad andarci. Quindi se per caso dopo non riesco a filmare... Scusate, avete sentito lo sciacquone? Vabbè, quindi se per caso dopo non riesco a filmare perché magari non c'è niente da filmare, chiudo il video qua e ci vediamo al prossimo vlog. Alla fine è uscito il sole, quindi qua c'è una bella giornata, fa abbastanza caldino, c'è tanta umidità e siamo venuti a vedere il giardino botanico. Questa è l'entrata,
ci sono un sacco di rose, che bello! C'è il naso di lui, my love. Come? Ci sono un sacco di rose, guarda che bello. Abbiamo ancora qualche ora da passare qua a Wellington, quindi tanto valeva venire a visitare questo. Prima siamo andati a vedere un museo dove abbiamo visto un sacco di cose interessanti, solo che non ho portato la fotocamera, quindi se volete sicuramente sono nelle stories in evidenza della Nuova Zelanda su Instagram. Quindi adesso vi farò vedere un po' il giardino botanico. Siamo appena arrivati all'aeroporto, dobbiamo prendere un aereo e abbiamo trovato questo. Abbiamo trovato Smaug dentro l'aeroporto, ma che figata è! C'era scritto di non salire sulle pietre, ma lui ha letto male. What kind of teacher are you? You're an English teacher, dude. I read fast. E invece noi siamo saliti sulle rocce per farci le foto, ma giustamente non è successo niente, nessuno ci ha detto merda, quindi va bene così. E guardate l'occhio, si muove. Ah, adesso andrò più vicina per farvi vedere l'occhio che si muove. Che figata. Ok, niente, quindi credo che qua si può concludere la nostra parte di Wellington. Say bye bye, my love.